Fabrizio Dabu non sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti, Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie per il raid e per l'hosting. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Grazie mille a tutti. Buongiorno a tutti. Bonjour, anzi, salve a tutti, perché ovviamente mi sta guardando in replica. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa c'è da fare. Allora, stavo pensando oggi di creare palle di insilate e di andarle a vendere al biogas in una parte. Allora, quindi andiamo un po'. Prendiamo un mezzo. Iniziamo a pulire un po' i campi che sono sulla sulla farm qua. Come sempre vi ricordo che il fine settimana la mattina di sabato e naturalmente la domenica mattina siamo in assetto crossplay, quindi possono partecipare naturalmente, possono prendere parte alla partita i follower del canale. Buongiorno Ferbus, grazie per i caffettini. Ci siamo messi all'opera oggi. Complimenti per la serata di ieri. È andata alla grandissima. Ci siamo divertiti tutti quanti. Io soprattutto mi sono divertito tantissimo. E poi sono sicuro che anche gli altri si siano divertiti. E una pausa ci vuole, Fern, sai. Ah, ma sei in macchina? Se ho capito bene. Come va la voce? Ah, ok, la pausa. Come va la voce? Ti ho sentito un pochettino affaticato dalle ultime lives. Secondo me dovresti fermarti per qualche giorno,
per recuperare un po' la voce. Mi sto scordando ovviamente di sorseggiare un po' d'acqua. Ci vuole una pausa, Fern, altrimenti rischi di rimanere senza voce. È importante fare una piccola sosta, un pit stop strategico, se così si può definire. Però mi sono scordato di fare gli onori di casa al mitico Fernbus, come si dice? Fernbus, quando vivi l'Ocus ti ci fa chi compisce a me disate come sai fatto che tu sei Fernbus. Oh yes, Fernbus, il nome è una garanzia. Qua Fernbus veramente ieri mi ha fatto divertire tantissimo. Tu come ben sai, la sera, quando il giorno dopo porto a farming, mi metto sempre a preparare un po' la farm. E ho praticamente... Ops. Mi sono organizzato l'altra farm e mi ha fatto Fernbus divertire. 08, ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille, Cir 5. Grazie Fembus, grazie per il caffettino. I mitici caffè del mito di Fembus. Comunque Fembus, ho notato che anche io che quando si inizia la nuova... E io vago! E io vago! Certamente, a proposito di quando parlammo del fatto che Farming 22 è un gioco abbastanza lento, è vero, soprattutto quando stai iniziando la mappa e devi ancora organizzarti tutto, sai, le serre, queste cose qua, sì, diventa un po' lunghetto, però poi una volta che hai avviato più o meno la farm poi... Diciamo così, il problema è poco, ecco, diciamo, sì, perché tutto è organizzarsi, quindi avevi ragione tu. Oh, Fembus, mi pare dalle 9, giusto? Pare che tu porti farm, se non ricordo male. Ah, le 9... 9:30, sì. Io cercherò di organizzarmi un pochettino perché magari più là ti verrò a dare una mano in farm come abbiamo fatto in passato. La domenica diciamo che è un po' più complicatuccio perché pure io, tu lo sai, vado in live, però se mi capita in qualche altra occasione non ti creare problemi, tanto una mano te la vengo a dare ben volentieri. Fembus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie a te, Fembus. Figurati, ci mancherebbe. Quando posso dare una mano, la faccio sempre ben volentieri. Io qua appena ho l'occasione devo cambiare ballatrice, devo prenderne una che mi fa le balle un po' più grandi.
ci sei quasi arrivato agli 800. È un ottimo risultato, Fede. Stai volando veramente alla grandissima. Bello anche il fatto del gioco dei pirati che si chiama Teeth of Seas, mi pare. Quello pure è un bel gioco, eh. Bello complicatuccio. Ho visto giocare Zappa insieme a Chiara, a Koviros e Morven. Visto che è bello complicatuccio come gioco. Ferbus 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille, Cir 10. Grazie Ferbus, grazie per il tuo sostegno. Comunque mi sa che forse ho capito come fai a sgamare su Bus Simulator quelli senza biglietto. Ho notato un'aura di un colore diverso. Ma non posso svelare il segreto, altrimenti gli altri poi ci cavolo, però mi fai Lei con sempre quegli occhi mi piacere. spoglia! Spogliatoio! Però mi fai morire quando becchi, quando pizzichi lì senza biglietto. Ma fa morire. Soprattutto quello lì quando c'hanno la musica ad alto volume che dice che stai a concerto. Quello pure è forte. Oh, il mio giochino preferito. E quando lo porti tu mi fai divertire. Assessore. Sempre dalle 14 mi pare, se non ricordo male, giusto dalle 2 o l'1 e mezza. Mi sfugge gli orari del fine settimana qua. E guaiù, mi raccomando, seguite a Fernobus, ritto i pangolini. Chi lo va in live, Fernobus e fa porta Bus Simulator, praticamente in un gioco di simulazione Luis guida un pullman, però poi fa pure un controllore, e giù non ci scappa. Cioè Fernbus quando fu controllore sente a duri quelli che stanno senza biglietto, quelli che vanno viaggiare a scrocco. Quindi mi raccomando, oggi pomeriggio dei due mangiati subito dopo mangiato venimici a fare pure un bello saluto all'amico Fennabus. Ho fatto un po' di pubblicità al tuo canale in lingua napoletana, Fennabus. Ah, e ovviamente voglio sì, non lo seguite a Fernbus, cose di scimmia, che non è proprio un massimo, passate al tuo canale, lasciate un bello follow, seguite così va divertito e ci dà mano a mano pure a crescere. Qui Fern, non ti preoccupare, grazie a te per essere passato in live, grazie ancora per il caffè che hai offerto stamattina. Poi vediamo di organizzarci anche su farming. Grazie a te Fern. Grazie ancora per tutto quello che hai fatto e quello che stai facendo. Oh! Salutiamo il mitico Fernbus. Andrea 80 Biella sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. E accogliamo il super presidentissimo dei trasporti internazionali, Sir Andrea Biolo. Oh yes, oh yes. Super presidentissimo, ultimamente non mi ricordo che titolo ti hanno dato, titolo nobiliare, mi pare.
gran cavaliere della... O Sarraggi, o Sarraggi, o Sarraggi, o Sarraggi, o Sarraggi, tenutrato. Ecco parreggio, ecco parreggio, legge si muleto, si muleto. Quando guida ce fa caputta. Ein Sarraggi, ben. Grazie, Fernbus. Caro Andrea, e dicevo, qual era l'ultimo titolo nobiliare che ti hanno dato? Qua in Zappaland mi pare sei conosciuto come il ministro del trasporto, super ministro del trasporto su gomma. Poi c'è il super ministro dei trasporti in generale, quelli di trasporto pubblico che è Fernbus. Lei con quegli occhi mi spoglia! Spogliatoio! Oggi vediamo un pochettino di... Caro Andrea, vediamo un pochettino di andare a vendere l'insilato al biogas. Perché bisogna recuperare un po' di paparelle qua. E allora, siccome il biogas rende... l'erba è più o meno gratis, una parte ovviamente la terrò anche per fare la razione mista, perché al momento non so il quantitativo giornaliero che è richiesto nella struttura automatizzata, nella stalla automatica, quindi per il momento vedo di farmi un po' una bella scorta. Poi avviata la stalluccia là, o la stalletta, inizieremo poi a farci un po' due calcoli, perché come diceva Totò è la somma che fa il totale, e quindi noi l'addition bisogna fare. Io ho collegato l'iPad all'ingresso audio del PC. Ah, attraverso... Ah sì, perché in effetti tu è come se avessi collegato il lettore, quello che una volta si chiamava il lettore MP3, direttamente al computer. È una buona idea. Perché dall'iPad, quindi, se ho ben capito, ti funziona tipo software per cioè ti funzionano i sound alert, se ho ben capito, giusto? Perché ci sono diversi amici che usano la console che non riescono a far partire i sound alert. Campionatore, quello che intendo io è che tu prendi un suono, lo metti sulla tastiera musicale e poi vuoi cambiargli la tonalità. Vuoi dire suoni sintetizzati che poi li puoi riutilizzare. Prova a cercare di capire, almeno così, se posso, magari con il tuo consenso, se tipo qualche amico che gioca da console si trova in difficoltà, almeno gli passo di guarda, l'amico Andrea ha fatto sta cosa, prova pure tu. L'iPad all'ingresso. Ah, quindi è come se avessi collegato, sì, e metti l'uscita audio dell'iPad, lo inserisci nell'audio generale del PC. È un'idea, come dici in gergo, vecchio stile, vecchia scuola, che però pare che funziona sempre. Ottima l'idea. Io per esempio collego il cellulare, dico il cellulare perché
l'Android c'ha la radio FM, quindi per esempio se sto in live ma volessi ascoltare la radio, ovviamente lo posso fare purché sia mutata, diciamo così. Io uso software con dei tasti preimpostati. Ah, ok, allora sì, e allora è campionatore, sì. Ok. Che ci sono alcune persone che fanno confusione fra suoni campionati e suoni. Aspetta, com'era quella? E suoni sintetizzati. Il campione, l'ho spiegato, tu prendi una cosa che non è digitale, la inserisci all'interno della tastiera, del software, e poi dopo, una volta impostata la prima tonalità, quindi se in do, se in re, in mi, in fa, sol, eccetera eccetera, poi tu premendo i tasti e ti cambia la voce cambiando tonalità. E poi vabbè, Apple c'ha tutti i suoi software, diciamo così, suoi di proprietà propria. Poi si c'è fatto. Ah, che salita. E quindi sì, sicuramente sono ottimi software, diciamo creati appositamente per quella piattaforma là. Io che uso il Cubase, vabbè, io non ho il Mac, quindi però utilizzo il Cubase quando devo fare registrazioni più importanti, oppure utilizzo Audacity, che pure ha degli ottimi ottime opzioni, insomma, permette di fare cose buone ed è anche meno macchinoso rispetto a Cubase, che ci vuole un po' più di tempo. Quello è il synth campionatore, assessore, poi sì, tu per esempio fai una registrazione della tua voce, imposti la tonalità e quello poi dopo, almeno sulla mia tastiera, quella che voi vedete là dietro coperta, là sotto ho una vecchia tastiera musicale all'interno, che è una scheda vocale, e quindi permette sia di impostare, diciamo così, la polifonia delle voci, ma permette anche di campionare la voce. Quindi, appunto, una volta che impostato, ho registrato la voce, una volta che poi gli ho detto in che tonalità è, poi lui mi va a modificare, mi va ad adattare la voce a seconda della tonalità che io vado a generare, l'accordo sui tasti, se in maggiore, in minore, in do, in fa, in re. Scelto. Mi sa che devo acquistare un'altra imballatrice qua. Appena c'è l'occasione. Comunque ottimo sta cosa, eh. Poi tu che ti diverti a fare queste cose innovative, insomma, queste cose particolari, è ottimo, ti diverti pure, insomma, puoi dare anche il là alla tua fantasia. Oppola, abbiamo ribaltato anche sera. Questo qua me lo accendo, ci sono
piccoli residui di taglio qua. Gli esperimenti in metodo metodo Capuzzo, wow. Che cosa mi hai ricordato? Come si dice in gergo, tiamba belle notte. Bei tempi di una volta. Che poi Tony Capuzzo è anche un bravissimo conduttore giornalista, se non ricordo male. Capuzzo, se... ah, ecco, Ashcrock. E beh, le dogane che devi pagare. Ti è mai capitato di restare bloccato al controllo dei raggi X quando vai, quando passi il controllo della dogana in Turchia? Un amico, non so se c'eri pure tu, qualche anno fa quando facevo amico un voglio, uno degli amici era rimasto incastrato, cioè incastrato, bloccato all'interno della struttura. Oh, macho king, oh yeah, macho king, ali, macho king, ali, macho king, ali. Super macho, buongiorno a te carissimo, bentornato nella tua patria qua, ovvero la Zappalan. No, una barra tra la cabina e le macchine. Anche la barra. Ah, quella a casella. Mamma mia, quante volte mi è capitato. Un sacco di volte mi è capitato. Più di una decina di volte. Che rimanevo incastrato. Rimanevo incastrato con la barra fra la motrice e il rimorchio. Infatti. Adesso quando passo, beh, che adesso prendo sempre la corsia del telepass, però quando attraverso il casello cerco di di non fermarmi. Ok Macio, vieni, ti aspetto, tanto qua oggi ci mi sa che mi dedico un pochettino alla vendita dell'insilato qua, perché devo recuperare un po' di Everons e quindi mo me li vado a vendere al biogas. Oh yes, oh yes. Anche tu, Andrea, se vuoi puoi venire a darti una mano. Ti preoccupare, tanto qua le cose da fare sono sempre poche.
pulsanti, lo solleviamo e lo ripieghiamo. Intanto non mi serve fare la campagna, non molto grande questa qua, ma quell'altra là sopra sì, quell'altra enorme, che mi pare che c'eri la volta scorsa quando c'era, mi pare, Luciano o Pitti, che pure hanno fatto, c'era Drift qualche settimana fa che pure è venuto a darmi una mano qua. Insomma, ci sono un bel po' di cosucce da fare. Poi 100 lire, lavatura, imbiancatura e stiratura, tutto compreso. Ok, allora adesso solleviamo, perfetto, mettiamo a bordo campo di là, vado a recuperare un altro mezzo, inizia a spostare, inizia a portare le balle di fieno al su. Bella sta, questo è il what is this? What is this? Callanella? Quella della... Grazie, grazie. Prego. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre. Alloggio, vitto, lavatura, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Se vi a 120 lire al mese. Quella dei degli anni che è 50, 60. Sarebbero, penso, tipo... Assessa, voglio... Allora, adesso... Andiamo a prendere. Sì, ma sono alla chat vocale del gioco. Però se preferisci posso anche attivare Discord. Anzi, quasi quasi. Che dici, attivo Discord così ci sentiamo meglio? Eh sì, mo faccio una cosa. Ma c'ho attivo la chat di Discord così. Così non abbiamo problemi di audio. Allora, mo avviamo Discord così. Poi eventualmente, sperando, insomma, che... Ecco qua. Vabbè. Oh, ecco di qua, ti sento bello forte e chiaro. Buon dia, come dicono in Brasile. Buon dia. Via. Ya ya. Stamattina, siccome devo recuperare un bel po' di soldini, sto preparando l'insilata da portare al Biogars. Così okay. Recupero un po' di soldini, che mi sono reso conto che qua devo ancora acquistare le prime produzioni. Anzi, in realtà devo acquistare anche delle balle di paglia per avviare la la stalla, e poi ovviamente devo acquistare un'altra imballatrice. Ma la partita si chiama Dub Logistica Twitch lì, no? Sì, ma la trova, ho scritto da, di solito scrivo di a, ma la trova. Aspetta, perché ho modificato il titolo, aspetta, ora ti dico. Allora, Dub Logistica 1 Twitch, sì. Ci sono delle mod da scaricare. Ma quello non è un problema, più che altro che non mi trovo la partita. Aspetta. Aspetta un secondo, può darsi che. Fammi guardare. Non è che hai messo consentito cosplay? Aspetta un attimo, mi sa che fosse. Vediamo un po'. Come si fa? Impostazioni dal server.
Allora salvo e rientro subito subito. Oui, Doni, carissimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Doni Mauro, benvenuto nel canale. In questo momento ti trovi nella più famosa nella più famosa, come si direbbe in gergo, gabbia di matti, ma o sarraggi o sarraggi o sarraggi o sarraggi ben nutrato io e copparreggio copparreggio si muledo quando guida ce fa caputta in sarraggi ben. Buongiorno, e infatti non avevo messo crossplay, ecco qua. Allora, ho aggiunto Twitch follower alla fine. Saka Cippo, alla fine si è fatto pure l'accoglienza in bomba magna, Cippo. Ciao Cippo! Oh, mi sembra di leggere anche qualcuno. Ciao a tutti in live! Gianluca Games, buongiorno. Grazie per il lurchino, come si dice in gergo, il lurk. Alla grande, Doni carissimo, è un grande piacere e onore averti qui in Lives, sulla mappa Zappaland. Doni Mauro, alla grande, Gianluca Games, tutto K. Rogero. Io qua mi metto e voilà. Io mi metto a saltella. Un dapa, un dapa. Oh. Oh, vedi che adesso me la trova. Fai gli inghippi, bitch. Oh, ma in realtà meno male che mi dite sta cosa, perché fra l'altro dovete sapere che stamattina mi sono ricordato che per attivare i suoni con i comandi il software l'ho acceso, no? Però poi mi sono scordato ovviamente che questa partita qua era per multi crossplay, e quindi mi sono scordato di attivare crossplay. Sì, buongiorno ovviamente a chi sta lurcando, grazie, sperando di potervi tenere compagnia. Lurk. E vamos, yes, speriamo di fare un po' di Everons qua. Ma quella cos'è, una missione o il tuo campo? No, il campo è questo qua, è sui campi della farm. Voi? Sì. Ma hai guardato, di solito le balle devono fare fermentazione, non le puoi vendere subito? Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie. Grazie Doni per aver fatto suonare lo spot. E ti dicevo, Macio, sì, lo so. Li vado a depositare là, poi man mano lui se li prenderà. Che ho notato pure io. Di questa cosa non me ne ero accorto, che la fermentazione non è istantanea come il 19, ma diciamo richiede un po' di tempo, penso un po' di mesi, e quindi mo io la vado a buttare là, poi cioè buttare, la vado a piazzare là. E quanto hai messo, un mese al giorno? Sì, vediamo un attimo, più o meno mi sa che basta il giorno dopo, più o meno è pronto, mi sa. Un mese, un giorno, un mese, sì. Un mesetto ci vuole. Poi la parte restante mi faccio la scorta per la stalla, perché non so quante balle di insilato mi occorreranno per stare. Ah, fai bene. Per un annetto.
Tu hai la mod chip tuning. Allora, Tony, sul 19 sì. Al momento però, siccome faccio molte partite in multiplayer e in generale con altre con altri amici del canale, evito di mettere mod del, che non siano dei mod hub, quindi mod esterne per il momento non le sto installando. Però quella del chip tuning appena uscirà, beh, ovviamente sarà una delle prime mod che installerò, che comunque fa risparmiare un po' di Everons. Un bel Fiat, come quel Fiat DT1300, lo metti tipo 230 cavalli. Tirga il trattore, dire che è proprio. Ah, ma è l'ingresso. Sta a aggiornare ste moto. Erano 2-3 che dovevo anche aggiornare. Ah. E infatti ieri ieri sera, mentre mi facevi compagnia, mi sono aggiornato tutte le mod. Mi sono preparato pure la farm con l'altra là per oggi pomeriggio, sempre in crossplay. Quindi Tony, al momento oltre al fatto che non la sto utilizzando per questioni di multiplayer, poi anche per evitare di poter perdere partite, diciamo così, e quindi sto aspettando, non dico come il pane, ma poco ci manca, le mod di Beppe978. A parte che mo mi pare che è uscita una e che il Landini, lo faccio vedere un attimo, e mi pare che è sezione trattori piccoli. Allora, il Landini, che non è quello di Defu, ma è, ah, allora è trattori medi. Ok, vi faccio vedere. Non è questo qui, serie 7 Robo 6, ma è questa qua. Eccolo qua, Landini 6L. Questo qua, che appena avrò l'occasione lo porterò anche qui sulla Zappaland. E questo aspettando il Turbo Star. Non è male, devo provarlo ovviamente. Ma 143 cavalli di base è ottimo, direi. Oh, e comunque mi sembra che sia entrato niente popò di meno che il mitico Pagarotto, il Super Macho Kill. Oh yes, oh yes. Volevo entrare prima, ma purtroppo ho avuto 3000 cose da fare stamattina. Ah, non ti preoccupare, vai tranquillo. Tu quando puoi entrare, vieni senza problemi. Non ci sono problemi. No problema. Eccolo qui, Macho King Alley. Macho King Alley. Macho King Alley. Jippen, jippen. Incorreggibile, jippen, jippen. Ah, punta paga. Tony, no, non sono proprio, diciamo così, amante del genere, però ho dato un'occhiata dai vari video sia su YouTube ma anche su Instagram, che hanno, insomma, hanno presentato dei bei prodotti. Dove sei, Vin? Ah, proprio Tony Mauro ha chiesto se sono andato alla fiera dei trattori, e no, e proviamo a chiedere a Macio se c'è stato, visto che lui sta abbastanza vicino a Bologna. No, io sono sempre a lavoro, io faccio il muratore, purtroppo no. Ah, quello a Bologna una volta c'era il famoso Motor Show, ragazzi. Io... c'era, ci mio amico, c'è ancora. Mio amico c'è andato alla fiera dei trattori, che lui c'ha l'azienda agricola. E dice che c'è la serie T. Sulla... allora, che devo fare? Guarda, io stavo, volevo continuare un attimino a,
a creare insilato nel campo quello grosso dietro la farm, e queste qua ovviamente me le conserverò per creare la razione mista. Ok, e quindi che devo fare? Dovresti tagliare l'erba e poi stessi, c'è tutto già vicino al campo là. Una volta che tagli c'è l'imballatrice collegata dietro il trattore. Ok. Sei con Chiara, stai col trattore di Chiara, quindi portati bene. Esatto. Quell'altrimenti non mi dà il cicchetto, Chiara. Esatto. Fa il colpo di coda, tac. Allora, dice Gianluca, se non sbaglio oggi è uscito il Fiat Agri 180-90 di Peppe. Stamattina ho fatto un giro, ma devo vedere bene. Mi pare che non ci ho fatto caso. Se è uscito, buono, perché su Mod Hub ovviamente quello ufficiale, perché poi sui siti esterni insomma qualcuno riconverte le mod dal 19, però senza i dettagli che fanno la differenza, che sono quelli che Peppe ci mette, insomma i suoni, le animazioni, queste cose qua. Poi dopo vado a dare un'occhiata. Il Fiat Agri, quello là, il 180-90, torna utile, che costa relativamente poco e poi è robusto. Molto robusten. Vai, insfilato miez. Ja, wunderbar. Ai ragazzi, che dà fai milioni di everons. Questi li forse vediamo. Se guarda, se riesco a vedere 100.000 euro è pure tanto. Osta, ma qua ci sono delle balle che avevi lasciato in giro, eh? Sì, devo venire a recuperare. Quello è proprio insilato, mi sa, Sì, quelle sono già due balle vecchie che avevi lasciato. Sì, e queste passate. Sì, l'avevamo fatta che era, mi pare, marzo-aprile. Quindi sono belle e pronte. Comunque fa fatica il trattore qui a tirare tutto, Altrimenti fai una cosa, vuoi andare... Ah, perché c'è la salita. Allora fai una cosa. Vuoi portare pure questo qua vicino all'officina e puoi prendere il Macho King, quello blu. Scusate, perché il Macho King cosa è più potente? Sì, e quello è la serie 7, mi pare. Dove va la balla, bitch? Oh, dice Mauro. Mauro nella vita reale ce l'ha avuto, ce l'ha tuttora un Fiat Agri 180-90, 15 anni, non ha mai avuto un problema. I prodotti italiani, ragazzi. Ormai continuo con questo, Dab, tanto fra 20 minuti mi tocca andare. Ok, vai tranquillo, vai, tanti io poi non perdo più tempo a cambiare che altro, ti volevo tagliare un po' d'erba qua. Tranquillo, tanto pure io comunque. Alle 12:30 pure io. Faccio K, faccio il faccio il time break e poi tanto c'è sempre domani mattina per divertirsi. Kevin. Donny dice che la chiama Big Red. Quel Fiat Agri, ragazzi, di Peppe. Mi sono fatto tante di quelle missioni, ma tante di quelle missioni. Ho pagato poco, mi pare che costasse 38.000 euro, però ragazzi, spettacolo. Uno spettacolo. Ah, ma qua, ecco le balle. Le balle quelle là che hai fatto tu. Allora, questa qua dovrebbe essere. Vabbè, mo le carico tutte quante qua, poi. Tanto comunque le lascio a deposito perché mi manca ancora un po' di pagliuzza, quindi.
tranquillamente. Non ne ho l'esigenza o l'urgenza. Sì, Tony, della provincia di Napoli. Non so se si sente. Ups. Oh, all'ingiù va che una viola. Certo. Ma comunque ti ho detto, se vuoi puoi andare un attimo nel capannone, nel capanno, e prendi Maciovi. No, no, ormai ci do con questo, sennò è troppo tempo ci sto. Ah, vabbè. Voglio tagliare un po' d'erba qua. Perché questo qua l'ho preso, ma giusto perché è più maneggevole. E poi bisogna anche eleggere nel trattore della settimana la targa più votata. La targa più quotata è sempre quella di Chiara. E a quanto pare sì, ma ultimamente però pure prima pende in testa, però c'è anche quella là di Eliza, eh. Sì, giocano loro due. È quella sì, là. La targa di Eliza Scott, perché sì, scatta il doppio ban. Ma no, le targhe più quotate sono Eliza e Chiara. Eh sì, per il momento sì. Due settimane fa invece era la Macho King, è andata forte. Oh, ormai io sono vecchio, sono andato, bitch. Effettivamente quel trattorino là pure è un po' datato, c'ha i suoi, perché quello l'ha acquistato usato. Però è sempre un gran trattore. Grande pure per quello che riguarda. Voilà. Oh yes, oh yes. Dopo poi vado a vedere, comunque se usciti a Fiat Agri assolutamente lo devo portare. Oggi pomeriggio lo porto sull'altra mappa. E poi dopo, ops, lo porto anche su quest'altra mappa. Vamos, vamos! Almeno quando devo fare dei lavoretti, soprattutto mi serve un buon prodotto, un buon trattore ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ah sì. Ne giovo. L'accendo al contrario, mi sa. Credo, eh. Ah no, aspetta, qua ne. Aspetta un secondo, fammi te se effettivamente. Un da bare. Ya. Allora, vediamo un attimo. Caffè patacca, il caffè che spacca. Anche se l'accento, diciamo, non è messo correttamente, però c'è l'accento al contrario. Oh, vedo una palla che rotola. Ogni tanto ci prendono il via qui. È stato arrivato. Questo muo arriva direttamente nella stalla. L'aggancio a volo questa. Si va nella stalla, sì. Ah, si è fermata? No, ha cambiato traiettoria. Rotola lentamente. Dai, su, su. Grazie a te, Doni, per essere passato in live. Quando vuoi, sei sempre il benvenuto. Ciao Doni! Grazie mille, X, di essere passato, X. E soprattutto buona carica batterie. Frena! Anzi, carica pappatoria, sarebbe buon pranzo. Eh sì. Buon pranzo. Voilà. Le Jusophie. Megatoni. Megatoni. Ah, cosa mi ha fatto ricordare. Ciao Andrea Biella, il nostro super autotrasportatore.
Trasportatore Vich. Vamos, vamos. Chiarola, se riuscivo a arrivare alle 11 quando sei partito, avevo fatto un sacco di balle. In realtà mi sono anticipato pure un pochettino, mancavano 10 minuti, ho detto vabbè, mo vado in live così recupero altro tempo. Allora, mo questo insilato, quell'insilato quasi quasi lo metterei, lo metto, lo piazzerei qua a fianco, sì, con lo spazio che il trattoriello può sempre. Sembra andare a recuperare le balle di Fienos. L'incorreggibile Jippen Jippen, inafferrabile Jippen Jippen, wunderbar, ineguagliabile sempre all'avventura tu sei, sei furbo Jippen. Ja, wunderbar Jippen. Ah, povero Gippo, Sarra Jippen, anzi Sarra Jippo, punto esclamativo, Sarra Jippo. Sarra Jippo. O Sarra Cippo, o Sarra Cippo, tenutratura. Questo come si ripiega? Ah, ecco, ok. E le voilà! E le voilà, eh oui. Ah, ecco. Se non si allontana, se non si piega bene sto carrello, non dà la fase successiva. Comunque poi stavo valutando, magari questo più là, di prendere la falciatrice, quella là della cone, per tagliare l'erba. Merda. Quella grossa, mezzo grosso. Eh sì, così fai, hai voglia, questo ti ci vuole in sto campo, fai l'andane, dai. Se per esempio con la lama piccola, tipo se bisogna andare un pochettino a... come dire, a fare il lavoro, ma lo vuoi prolungare un po' di più con questa lama qua, più o meno ci sta pure. Però il fatto è che quando poi il tempo è un po' tiranno, diciamo così, allora ecco che sicuramente torna utile. Ah, ma se la puoi prendere ti conviene. Sì, sì, anche se ti fai un po' di debito qualcosa, i campi è favoloso quello, fai l'andana, dopo uno passa col trattore, fa le balle, via. Questo sì, anche se per il momento avevo dato la priorità alla iniziare a mettere prima le mucche in stalla, però sì, sì. Ah, ok, quindi dice Gianluca che è uscito, ok, grazie Gianluca, allora poi dopo riapro il l'Omotab e me lo vado subito a scaricare, sperando che ci sia anche per console, altrimenti lo porto all'inizio, lo porterò nella serie solo PC e poi dopo la metto in crossplay. Vamos, adesso vado in discesa, vedrò tutta manetta. Occhio che prendi il volo così, eh. Voilà. Questo sì che viaggia. Divertimento. Ah, ok, allora sta a posto. Mi ha confermato Gianluca, caro Macio, che il 180-90 del mitico Peppe 978 c'è anche per console. Quindi perfetto, andiamola a scaricare tutti. L'originale, quello del nostro ambasciatore italiano Peppe 978. Uè, qua avevi lasciato le balle, Xon. Arrivi, Xin. Pim pam pum. Dimenticarti le balle, X. Sono Everon. Voglia. Beh, questo me lo sto portando un pochettino in deposito per la razione mista. Bene.
Io Gianluca da PC, Mace invece da PS5. 4. 4, scusate. Perché con mi deve arrivare ancora. Ah, okay. Ah, allora è bleffata la volta scorsa. Che ti era arrivato. O forse ho capito male io. No, no, io la sorpresa era che mi è arrivata la webcam, non la PS5. Ah, ecco. Oh, qua c'è anche un'altra balletta. Qua ne hai lasciate un po' troppe, Che se magari sarà anche già insilato. Non lasciare tutte quelle palle. Quello qua sta... Cozzino. Stanno tutti in discesa qua. Si è blockation. Quelle c'hanno lo Xenox. Sì. Comunque Farming 22, se ti sai organizzare bene la partita ti diverti, perché ovviamente è fantastico. Esatto, perché è un po' più lungo, un po' più lento tra virgolette, però sì. Poi con le serre, con altre cose, insomma, riesci a passare anche il tempo. E voglia, è fantastico, è fantastico. È stupendevole, alla faccia di quelli che ne parlano male. Questo pure è bello. Guarda che li svegliamo. È il gioco più bello al mondo. È vero, poi soprattutto adesso che hanno integrato questa season, che io premetto che non l'ho utilizzata su 19, però poi mi sto rendendo conto che con la season è tutta un'altra cosa, è più lento, là seminavi o piantavi e raccoglievi, era diventato un po' frenetico, mentre invece adesso più o meno... più bello così, infatti anche io nel 19 non la mettevo. Con i tempi da rispettare, queste cose qua, è molto più rilassante. Realistico. Esatto, più realistico, ma anche meno stressante, cioè meno frenetico. Sì. Io la piantavo, raccoglivo, invece qua è molto ma molto più realistico, ma pure gli stessi prezzi. Dei beni che raccogli, insomma, sono variabili i mesi, poi ti dice anche i mesi, ovviamente quelle riferite, se non ricordo male, all'anno precedente, il grafico là, e insomma hanno fatto veramente un gran lavoro. Sì, bello. Infatti è vero che è costato un po' di più. È vero che ci sono per il momento tutta una serie di bug, però. Ma è quello il bello, così ti sbudelli con i bug. Ogni tanto saltano i carrelli. Dice Gippo, giusto, il 19, se avevi tanti campi era troppo frenetico. Esatto, perché ti crescevano dopo una o due giornate, tu ci avevi raccolto e quindi... dovevi correre indietro a quello che era la questione del raccolto per non perderlo, mentre invece sì qua... ma poi eri sempre lì ogni giorno la stessa roba, ogni giorno facevi stessi cavi, esatto. Invece così dai, dopo un po' d'inverno se ti fai qualche missione, esatto. Poi la cosa bella contratto. La cosa bella di questa versione è che poi tu, siccome è tutto più lento ed ha anche un ed è cadenzata, diciamo così, allora tu ti organizzi, la priorità non è più, che ne so, comprarti il trattore più grande, ma ti compri il campo, il terzo, il quarto campo, perché tu cerchi di piantare tutto ciò che ti serve per riempire l'anno, e quindi compri quei 6-7 campi, tipo per il cotone. Per dammi una spintarella che non va su sta bestia. Ok, arrivo con la Eliza. Non ce la fa andare su. Ora arriva Mamma Eliza. Mamma mia, dai che siamo quasi arrivati alla fine della salita. Arriva Eliza.
ricordati di mettergli la nafta qua che incomincia a essere scarso. Ah, e puoi andare, guarda, giù al giù in farm c'è il distributore, c'è la pompa appena scendi sulla destra. Ok, no, ma vabbè, adesso tra poco io devo andare, te lo lascio in campo che almeno lavori. Oh, per questo campo ce l'hai, eh? Sì, sì, ma sei veloce, eh? Non ti sei accorto che c'è qualcuno che ti spinge qua dietro? Sì, vedo, vedo, grazie mille. Grazie mille, se no rallento. Sei partito in seconda qua in salita. Ah, adesso si è qui è un po' più spianata, va. Sei partito in seconda marcia. Come si faceva una volta con le macchine. Mo... grazie dell'aiutino. Mo con tutta l'elettronica che ci sta. Mamma mia, batteria, quanto spinge. Se non hai un minimo di carica di batteria, la macchina non parte. Eh sì. Vai, vai, che ho svanicato, adesso vai, viaggio come un viaggiatore. questa momento sta balla ti seguirà, eh. Provare. Oh, l'ho presa io a volo. Guarda com'è veloce, ma guarda. Ah, adesso va, di giù vai 17. Oh, se mi piace. Poi man mano questi... Uè, è arrivata Elisa che ti guarda, beh, ha fatto l'occhio, uì, eh. Ragazzi, facciamo... fatto l'occhio vigile. Ragazzi. Ciao Elisa. Alziamoci in piedi. Oh, fermo, fermo, sto lasciando l'erba, Vic. Sono deconcentrato con l'Elisa. Non ci bannare, Elisa, non ci bannare. Vedi, Elisa, quando arrivi vado in paranoia. Ho fatto l'accoglienza anche per te, Mace, perché ho visto che Eliza ha fatto una faccina un po' strana e ho detto questa mi sa che ci vanno tutte e due. Bisogna stare attenti, eh. È molto dangerosa. Se si arrabbia, sono dolori. Elisa, quando arrivi mi emoziono, vado di traverso, Vic. Ah, ci aveva già salutati, ma non abbiamo visto. Allora dormiamo tutti e due. È vero, è vero. Infatti la chat, quando sto dietro a Macio, la guardo sempre pochissimo. Perché deve stare attento se lavoro bene. E poi, non tanto questo, perché ho dovuto spingere a Macio prima con... vi faccio vedere questo trattore, come si chiama. Guarda, guarda chi ha spinto il Macio, Eliza, leggi la targa. E quindi Macio appena ha sentito il vento gelido ha detto: oh caspiterina, qua ci sta Eliza, fammi correre, fammi fare il bravo, altrimenti qua ci banna. Ah, ecco, vedi, le fischiavano le orecchie. E voilà! Tutto in minuscolo. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano. Buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ecco qua. Ah, mi sono accorto dell'errore nei comandi. Grazie ovviamente ad Andrea per avermelo fatto notare. Avevo inserito nella dicitura la maiuscola, ma in realtà il comando era la I minuscola. Ah, mo me ne sono accorto, perché ho digitato quella corretta, che bah, si vede che l'ho digitata, come si dice in gergo, in fretta e in furia, e quindi non mi sono accorto dell'errore. Vic, guarda la balla come rotola. Ah, si è fermato vicino all'alberello.
Oggi sto al quarto giorno senza accendere il PC. Oh mamma. Elisa? Sì. Posta. Ti stai riposando? Si sta preparando, secondo me, a sorprenderci. La vedremo prossima, vendi Lives. C'ho sta vaga impressione. No, vabbè, grave non è Elisa, perché cioè ogni tanto fa bene anche stacchiare. Sì, sì, no, ma infatti è lunedì. Ah, perché se no sempre attaccati qui allo schermo. Beh, perché la Eliza giustamente in settimana ha fatto dei lavori di grafica, se non ricordo male, o la settimana scorsa, e poi insomma il corso, e quindi ci sta. Poi sì, ha scritto infatti impegni di lavoro. Sì, sì, no, Eliza, quando il monitor è troppo piccolo, poi la vista, e ovviamente se non è, diciamo così, se non ha una risoluzione per i caratteri particolarmente elevata, stressi soltanto la vista. Quindi i ok, non tutti i monitor qui da gaming sono adatti anche per l'uso da ufficio, diciamo che hanno una risoluzione dei caratteri molto più bassa rispetto a quelli per ufficio, o come nel mio caso quello per fotografia, però lo utilizzo a 60 Hz, mi girano tranquillamente tutti i giochetti. I colori sono quelli che sono spettacolari, anzi spettacolare. Ah, no, hai fatto bene all'ISO allora. E poi stai poco bene dopo che hai fatto la visita. No? Infatti anch'io quando sto poco bene, cose varie, sto bello in relax sul divano, guardare gli altri. Io pure giocano. Io. Il lunedì, a parte qualche, come dire, qualche partita così extra per divertirmi, però poi diciamo così metto un po' a riposo la vista, ma ovviamente anche la testa, che poi lunedì mi organizzo, a parte che faccio anche un po' di cose qui a casa, poi ovviamente mi organizzo la settimana, e quindi qualche variazione, anche se non la trovate nella programmazione, però come è capitato ieri che ho portato Farming, comunque gli orari grosso modo sono quelli là. E Elisa dice sì, ieri pomeriggio ho lavorato e poi divano antidolorifica divano. Ah, è vero Elisa, il divano sì antidolorifico. Renzo Arbore diceva il materasso, infatti l'inno della Zappa Stotta è nata su una canzone di Renzo Arbore, per chi non la conoscesse, il materasso. Invece qua per Eliza faremo il divano. Porta qua, ho lasciato l'erba qua. Ecco, non me ne ero accorto prima. Quando arriva al 90% di suono, quando arriva al 100%. Sì, sì, quello lo so. Quando arriva al 100% io solitamente, a parte che quando sto distratto ho lasciato un po' di strisce, ma comunque non ti preoccupare, che poi tanto domani comunque vengo a rifilare il campo, passo con il ranghinatore, quindi se ci sono residui mi raccomando, non ti preoccupare. Ok. E quindi dicevo Eliza, il divano so, il divano so, col PC spento, Eliza mando stai, oh yes, oh yes. Non ti preoccupare Eliza, fai le cose tu, tanto poi per Eurotruck non ti preoccupare, c'è tempo, ma pure per Farming. Sì, il gioco viene dopo, prima il dovere, poi il piacere. Esatto, il Djokovic viene a fare una fase successiva a partire. Sì. Sarebbe meglio il contrario, prima il piacere, poi il dovere, però non è così purtroppo la vita. Così, sì. Purtroppo non funziona così. Le pillole di saggezza del Macio, ragazzi, questa. Poi devo recuperare la clip qua, perché questa è un'inedita, ragazzi. Abbiamo scoperto la grande saggezza del Super Macio, ragazzi. Tanto di cappello.
Ogni tanto scappa qualcosa di buono dalla testa di gallina di Maggio. E poi dice Gippo, eh sì, non lavorerebbe nessuno di noi. A proposito, penso della pausa PC, credo. Eh sì. Infatti io con Farming 19, mamma mia ragazzi, c'è stato un mese che rientravo da lavoro, dopo cena mi mettevo qua 2-3 ore, a volte ho fatto anche tardi e poi la mattina mi svegliamo come uno zombo. Il 19 veramente mi ha preso tantissimo, perché vabbè, a parte che l'ho acquistato da Steam e quindi c'erano tutta una serie di achievements da sbloccare, e poi perché mi ha proprio preso parecchio. Poi dopo mi sono dato una calmata, anche perché dopo un mesetto le energie cominciavano a scarseggiare, e allora ho detto farmi solo il fine settimana quando sto libero. E vai. E vai. Comunque, occhio Macio, che c'è Eliza che ti segue. Devo stare attento. Eh sì. Ti segue, ma tu non te ne accorgi. Oh, io qua devo andare a scaricare, non me ne sono nemmeno accorto. 24 balle. Oh, buono, buono. Queste sono piccoline, perciò ne fa parecchie. Poi devo prendere l'imballatrice, quella che le fa da 180, perché quelle là che porto al biogas saranno queste qua più piccoline, mentre invece quelle là che metterò nella stalluccia là, ci metterò quelle là più grosse. Sto facendo veramente una bella scorta. Viene bene, così ti fai un po' di soldi, un po' da mangiare agli animali. Eh sì, sto facendo il sassicciotto qua. Anzi, com'è il budellone? Lo sbudellonico. Sbudellone. Ah, è fantastico con l'attrezzo. Effettivamente. Che poi anche nella realtà ho visto in un video di un canale YouTube che seguo, che si chiama Le Rogaie, lo dico perché tanto. Poi metterò il link dell'azienda agricola e le rogaie, ovviamente nella descrizione metterò anche il link per il sito internet dei piani bio all'azienda agricola del nostro amico Umbro, che è un'ottima azienda agricola biologica al 100%, ecco, e lì c'è stato, ritornando al discorso di quell'azienda là, delle rogaie, un giorno fece vedere il budellone, fece vedere tutta sta fila di insilato e fece vedere anche, fra l'altro, che era bella lunga sta fila, ma enorme, saranno state più di 20 metri di insilato là, ma buono, buono. Quando ho visto quello ho detto mamma mia. Comunque è comodo, perché prendi, cioè nel campo diciamo che ci stai un po' meno, dopo ti metti lì col caricatore, le aggancia da solo, poi dai. Bravo, poi l'hanno facilitato un po', quindi dai. Non solo, ma pure se tu ad esempio c'hai, che ne so, un capannone dove tu vuoi metterti tutte belle in ordine le tue ballette, e tu lo puoi fare tranquillamente, perché ti piazzi là sotto e man mano che la macchina scarica, tu comunque ce l'hai già in ordine. Qui è arrivato Luciano, ciao Luciano. Qui mister Luciano, number one Luciano. Osta, è mezzogiorno e 20, io devo andare via a mezzogiorno, mi sto per staccare un momento, faccio una passata fino in fondo e poi mi tocca andare. Sì, vai tranquillo, mo vengo a farti vedere un pochettino, faccio vedere il Super Macho King che quando ci si diverte, vedi, vola. Devo andare via mezzogiorno e 20, che lavora come il ciucciarillo di fatica. Ovviamente noi facciamo il nostro esercizio orsacchiotten anche in mezzo all'erba alta, noi facciamo orsacchiotten. Yeah. Luciano, eccolo qua, il mitico Luciano.
colui che la settimana scorsa ha fatto un lavoro immenso, come tutti gli amici e le amiche che mi vengono a salutare qua, insieme a Drift, mamma mia. Anche Drift c'era, sì, vero? Qua su sto campo qua hanno avuto una pazienza grossa grossa. Poi ci è venuto a trovare Omar, pardon, Cayman Loré, un paio di volte. E pure lui si è fatto pure lui sto campetto qua. Insomma, è diventato, sto campo è diventato come il terreno di addestramento, no? Dove i trattoristi, aspiranti trattoristi passano nella, a fare il corso nella Zappaland e poi dopo prendono il brevetto di trattorista specializzato. E voilà. Allora adesso come va in discesa? Alla grande. Alle pendici del Monte Cucco. Adesso ti arrivo laggiù in fondo, società, poi dopo vedo che andà. I piani. Tranquillo. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100%. Meno sono adatti anche allo svezzamento le abbiamo fatte. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di i piani bio. Hai letto cosa ho scritto Gipo? I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Gippo, non ti preoccupare, tanto tu qua sei di casa. Poi ovviamente se vieni qua ovviamente avrai la giusta ricompensa, Invia un sacco di Everon nella tua farm. La mia riconoscenza, ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Sempre le famose 120 lire. Ho 120 euro al giorno. Qua si fa il test di pazienza con questa imballatrice qua. Sì, perché devi andare piano, calmo, se no lasci l'erba. Perché ti fa le balle più piccoline, invece l'altra te ne fa ovviamente del quasi il doppio della capienza. Sì, infatti dai, giri un po' di più, ti fermi meno volte. Dice Gippo, la ricompensa me l'ha già ricreata. Sì, e tu quando entri ovviamente ti trovi già 120 lire lavatura, imbiancatura e stiratura, e poi ovviamente c'hai un abbonamento per un anno gratis al cinema della Zappalandia qua. ok dai Macio, io ti ringrazio di essere passato in Lives. Grazie a te. Approfitto per ringraziare tutti coloro che sono passati a trovarmi stamattina. Allora, arrivati a questo punto, io farei un bel raidone a Covirons e Morven. Facciamo un po' di salto dalla quaglia, così ci allaniamo. Esatto, allora. Vediamo se riusciamo. Covirons. E... Ciao Lisa, ciao Gippo, ciao Luciano, ciao a tutti. Per voi che siete... in diretta, ciao Gianluca, vi chiedo la gentilezza di restare, facciamo il ride a Covinoz e Morven, mentre invece per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Il ride. Oh, ci sono riuscito. E allora ragazzi, io vi ringrazio, grazie mille a Gippo e state con buono, adieu, ciao ciao ciao. Ciao Dub, devo scappare, bitch.